castello di mio padre è di pietra. Pietra spessa, come l'oscurità. La pietra scura ci pesa addosso. I nostri pensieri ci opprimono. E il castello è una sospensione tra buio e buio. Nell'unica stanza in cui teniamo acceso il fuoco c'è un lungo tavolo nero con candelieri. A questo tavolo ho visto Paolo per la prima volta. Paolo è bello. Da lungo tempo mio padre Guido è in lotta con Malatesta, signore di Rimini. Come condizione di pace è stato combinato un matrimonio e Paolo ha cavalcato fino alla fiera Ravenna per venire a prendermi e farmi da scorta. La cupa sala era stata illuminata con candele e l'oscurità era stata in parte ricacciata, costretta a rannicchiarsi in strane forme, come respinta a colpi di frusta. Strana luce nella stanza. Non era il fuoco, né le candele, né l'effetto del temporale. Io non osai alzare lo sguardo per capire che cosa fosse, ma camminavo muta verso la tavola dove mio padre mi presentò a Paolo. E senza guardarlo gli porsi la mano. Lui la baciò e mi infilò un anello al dito. Desideravo incrociare il suo sguardo, ma non ero capace. Alla fine del pasto, i miei genitori, tutti gli inviati e i servi lasciarono la stanza bruscamente. Sentivo che Paolo mi stava guardando. Si udì un rumore sordo, di un'impalcatura trascinata su ruote, e dall'ombra sul pavimento capii che un grande letto a baldacchino era stato spinto nella sala. Io non osai alzare lo sguardo, ma la mia pelle era fredda come cera. Sentii che Paolo si stava alzando e girava intorno al tavolo per venire da me. Mi prese la mano, chiese di alzarmi. Francesca, disse, fammi vedere i seni. Io non riuscivo a muovermi, ma le sue mani erano sicure come falchi e molto presto mi trovai inerte sotto di lui. Giacevamo sul letto e lui mi baciava con le sue mani sul mio seno. E quando si accorse io rispondevo ai suoi baci, guidò la mia mano dove la sua si muoveva lentamente e mi aprì le gambe. Il piacere fu violento, come il pensiero del piacere. L'indomani, vestiti di bianco, attraversammo le mura del castello di mio padre con la facilità dei fantasmi. Non mi ero mai spinta oltre l'ombra del castello. Quel giorno era sole e cielo e canto d'uccelli e visi aperti. E io benedivo la guerra di mio padre, da cui era nato questo amore. Mentre cavalcavamo, la luce ci seguiva. Lui era la luce, Paolo il bello, il mio amante, il mio amato, il mio amore. Il tempo volava con noi e ben presto avvistammo le terre di tuo padre. Notai un cambiamento in te, un avvilimento e una tranquillità che non riuscivo a comprendere. Pensai ti vergognasti di me, ma tu scuotesti la testa
di attendere. Io attesi. Mi sembrava di aver atteso tutta la vita. Poi vi fu un suono di trombe. I piedi che si affrettavano. E una folla che si radunava. E pennacchi. E un tiro di cavalli bianchi con bardature d'argento. E una carrozza. Qui si trovava uno strano uomo deforme. Vestito di cuoio. Carnagione scura. Con le dita di anelli. Tu ti girasti verso di me. Dicesti con la voce rotta. Quest'uomo sarà tuo marito, marito, marito. Quest'uomo. Mio fratello. Paolo. Perché mi hai mentito? Perché mi hai mentito? Paolo. Le nozze furono celebrate quel pomeriggio. Il mio sposo non superava di molto il metro di altezza ed era tanto storto quanto Paolo era dritto. Di ciò non era responsabile, ma i sentimenti del suo cuore li aveva alimentati lui stesso. E il suo cuore era stato tanto trascurato dalla bontà quanto il suo corpo era stato negletto dalla bellezza. Non si curava d'altro che di caccia e di donne e batteva i suoi cani e le sue puttane con lo stesso staffile. Gli orrori delle mie notti con lui avrebbero potuto essere sopportabili se non avessi appreso un ben altro modo di amare. Poi, mesi dopo, mentre mio marito era lontano, Paolo entrò nella mia stanza e propose di leggere qualcosa insieme per passare il tempo. E la mia ancella, che era pagata per farmi da carceriera, approvò con un breve cenno. Ogni mattina Paolo mi raggiungeva e insieme leggevamo la storia di Lancillotto del Lago e del suo amore per la regina Ginevra. Leggevamo ad alta voce, con molte pause, molti sospiri soffocati, rapide occhiate, chinando sempre di più il capo sopra le pagine, quasi per ritagliarci un mondo tutto nostro. Le guance si sfiorarono. E poi si sfiorarono le nostre labbra. E quando lo baciai, lui fu miele nella mia bocca. Quel giorno smettemmo di leggere. Lui ci sorprese. Eravamo a letto, nudi, ardenti, Paolo dentro di me, quando Gianciotto sfondò la porta con i suoi uomini. Vidi la sua faccia maligna, trionfante. Lo vidi alzare quella sua terribile mano di ferro, quella mano che aveva fatto forgiare come una lancia. Quella mano a trafiggere la liscia schiena di Paolo e ad attraversare il mio ventre e la mia spina dorsale fino alla lana del materasso. La forza del colpo fu tale da sollevare Gianciotto sopra di noi, inchiodandolo come una banderuola. Posai le mani sul corpo sanguinante di Paolo. E lui mi disse, con voce che solo io devo sentire: non esiste amore, non esiste amore che non trafigga mali e piedi, e piedi. Poi morì. E sotto di lui morì anche. E mano nella mano, le nostre anime volarono via lungo i corridoi, lontano dal palazzo di suo fratello, con
la stessa facilità con cui i nostri corpi avevano lasciato la casa di mio padre. Non ho mai abbandonato la sua mano. Siamo leggeri ora, come lo era la nostra felicità. Più leggeri degli uccelli. Il vento ci porta dove vuole, ma il nostro amore è salvo. Nessuno può separarci adesso, nemmeno Dio. Amore, 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 che non l'ho amato, amar perdona. Prese del costui piacersi forte, 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 che come vedi ancora non m'abbandona.